Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Fratelli e sorelle carissime, il Vangelo che abbiamo ascoltato per questa domenica è l'immediata continuazione del Vangelo di domenica scorsa. Gesù è sempre nella sinagoga di Nazareth e il Vangelo di oggi si apre con l'ultimo versetto del Vangelo di domenica scorsa. Oggi si è compiuta davanti a voi che state ascoltando questa scrittura. Per questo motivo anche oggi abbiamo preferito ambientare la nostra buona novella nei locali della Caritas, che, come vi accennavo, interpreta nella Chiesa di oggi ciò che il Signore Gesù ha realizzato pienamente in se stesso. Oggi la Caritas, a nome della Chiesa, apre gli occhi, fascia le ferite, cura i bisogni, mette al centro le persone. Quindi Gesù dice che ha realizzato su di sé quelle scritture e questo ha lasciato gli abitanti di Nazareth pieni di meraviglia e di stupore. Ma sono durati un attimo questi sentimenti nei loro cuori. Immediatamente sono stati sostituiti dallo sdegno, dalla rabbia, dalla incomprensione, addirittura dalla violenza. Non solo hanno cacciato Gesù fuori dalla sinagoga e dal paese, ma addirittura volevano gettarlo giù nel precipizio. È la sorte di tutti i profeti, cari fratelli e care sorelle. Quando uno parla a nome di Dio e annuncia la parola di Dio nella sua pienezza, nella sua totalità, non mancheranno la meraviglia e lo stupore, ma non mancheranno nemmeno la delusione, lo sdegno e la persecuzione. Anzi, la persecuzione possiamo dire che è la cartina da tornasole, la prova del 9 dell'autenticità di quel profeta. Se il profeta, come si dice, accarezzasse il gatto nel verso del pelo, se il profeta dicesse soltanto ciò che la gente vuole ascoltare, sicuramente non patirebbe persecuzioni, ma sicuramente non starebbe facendo la volontà di Dio. Quello che manca alla Chiesa di ieri e alla Chiesa di oggi non è la profezia. Il Signore suscita sempre profeti in ogni luogo e in ogni tempo. Quello che manca è la capacità di ascoltare, la capacità di interiorizzare ciò che i profeti ci dicono. Quello che manca è la capacità di riconoscerlo, il profeta che parla a nome di Dio. Come gli abitanti di Nazareth non hanno riconosciuto Gesù, così anche noi oggi facciamo fatica a riconoscere i veri profeti. E così è stato sempre. San Francesco non fu riconosciuto dagli abitanti
di Assisi. Padre Pio non fu riconosciuto dai suoi confratelli e nemmeno dalla struttura vaticana della Chiesa. Don Lorenzo Milani non fu riconosciuto dalla Chiesa di Firenze, che lo confinò nel paesino di Barbiana. Don Primo Mazzolari non fu riconosciuto nel suo paese, salvo poi, in seguito, essere definito da San Giovanni XXIII la tromba dello Spirito Santo. Cosa vuole la gente? Perché non riconosce i profeti? Perché la gente non vuole ascoltare la profezia, vuole vedere i miracoli. La gente non vuole sentire le parole di Dio, vuole un Dio a sua disposizione, che gli faccia come da bancomat, che gli realizzi tutti i desideri, che lo colpisca con effetti speciali, come si dice. Ma il nostro Dio non è il Dio dei miracoli, è il Dio della vita e è il Dio dell'amore. Questo è il suo vero miracolo, di questo noi dobbiamo essere annunciatori e testimoni. Perciò Gesù non è stato riconosciuto, perciò i profeti di sempre non sono riconosciuti. Vogliamo sempre altro, ma dobbiamo imparare ad accogliere Dio così com'è, a riconoscere il volto di Dio come ce lo ha presentato Gesù e a riconoscere i profeti che a nome di Cristo ci annunciano il vero volto di Dio. La profezia non mancherà, anche se non è la cosa più importante. Potrà passare la profezia e anzi passerà, così come passeranno addirittura anche la fede e anche la speranza, come ci dice San Paolo nella seconda lettura ai Corinti. Quello che non passa mai è la carità. E allora, se per caso non riconosciamo nella nostra vita la profezia, anche se tutti abbiamo ricevuto questo carisma nel battesimo che ci ha fatto sacerdoti, re e profeti, appunto, sicuramente tutti possiamo riconoscere nella nostra vita la vocazione all'amore. Essa è vocazione nativa, essa è vocazione originaria, ci ricorda San Giovanni Paolo II. La nostra vita non ha alcun valore, è priva di senso se non facciamo esperienza dell'amore. L'amore che ci viene rivelato da Cristo, l'amore che ci viene rivelato in Cristo da Dio che si mostra come con il volto di Padre, che si mostra con il volto di Sposo. Quell'amore noi dobbiamo prima sperimentare, quell'amore dobbiamo annunciare. Fratelli e sorelle, questo ci dice il Vangelo di oggi, di diventare annunciatori e testimoni dell'amore di Dio, di un Dio che non fa preferenza di persone, di un Dio che viene per gli israeliti ma anche per gli stranieri, per gli uomini ma anche per le donne, per i giusti ma anche per gli ingiusti. E che la Chiesa di oggi non ha bisogno di chi sposta le montagne, la Chiesa di oggi ha bisogno di chi sposta i cuori, ha bisogno di cuori che palpitano nell'amore di Cristo e che si avvicinano alle persone, che non hanno timore di manifestare le proprie sofferenze, le proprie fragilità, le proprie debolezze e anche eventualmente i propri errori, le proprie ferite, quelle ferite che Gesù ha guarito, quelle ferite che Gesù ha tolto, e per questo nell'annunciare il vero volto di Dio, il vero volto di Gesù, possiamo indicare alle persone che ci ascoltano anche questo medico che guarisce i cuori, ci ridona la salute dell'anima e ci rende capaci di testimoniarlo sempre e ovunque. Come Gesù, anche noi faremo questa esperienza, quella dell'essere rifiutati e ostacolati. Nessun profeta è ben accetto in patria, è proverbio antico che vale per tutti e non è stata fatta l'eccezione che conferma la regola nemmeno per Gesù. Sarà perciò così anche per noi, ma non dobbiamo avere timore, non dobbiamo richiuderci in noi stessi, non dobbiamo andare altrove. Dobbiamo passare in mezzo alla gente come ha fatto Gesù e incamminarci sulla strada che porterà alla croce, il momento più alto della manifestazione dell'amore, il momento in cui Gesù dona se stesso per la nostra salvezza.
diventiamo annunciatori e testimoni di questo, diventiamo capaci con la nostra vita di testimoniare il miracolo della croce, il miracolo della vita donata gratuitamente.